Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Stati Uniti, 1974. Un piccolissimo editore decide di buttare via 3.000 dollari, dandoli come anticipo a uno scrittore totalmente sconosciuto, il cui libro peraltro era già stato rifiutato da tantissimi altri editori. Che fiuto, ragazzi! Questo editore ha colto nel segno. Il libro diventa un bestseller internazionale. 1 milione di copie già al primo anno dopo la pubblicazione, 5 milioni di copie negli anni successivi e nelle varie traduzioni. Insomma, questo libro qua diventa quello che si suol definire un libro di culto. Robert Pirsig, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Dietro questo titolo un po' bizzarro, di cui non svelerò il senso, si cela una doppia narrazione. La narrazione di un viaggio, propriamente inteso, un viaggio in motocicletta dal Minnesota al Pacifico, che il narratore fa assieme al proprio figlio undicenne Chris e a un'altra coppia di motociclisti. È un viaggio a cavallo della mente del narratore, a cavallo della propria coscienza, un viaggio in cui il narratore dialoga con un suo doppio che tanti problemi gli aveva posto nel passato fino a condurlo all'ospedale psichiatrico e alla dolorosa esperienza dell'elettroshock. Quindi questi due viaggi si mescolano le riflessioni, riflessioni di carattere filosofico, ad esempio. Non dimentichiamo che Robert Pirsig, oltre che ad essere uno scrittore, è anche stato un filosofo, ideatore della metafisica della qualità. La qualità sappiamo cos'è, eppure non lo sappiamo. Questo è contraddittorio. Alcune cose sono meglio di altre, cioè hanno più qualità. Ma quando provi a dire in che cosa consiste la qualità, astraendo dalle cose che la posseggono, paf, le parole ti sfuggono. Ma se nessuno sa cos'è, ai fini pratici non esiste per niente, e invece esiste, come? Quindi considerazioni di carattere filosofico, considerazioni di carattere spirituale, l'allegoria della montagna fisica per quella spirituale che si erge tra ogni anima e la sua meta è una delle più facili e naturali. La maggior parte degli uomini sta a guardare le montagne spirituali per tutta la vita e non ci si avventura mai, accontentandosi di ascoltare quelli che ci sono stati, e risparmiandosi così ogni avversità. Ci sono persino delle riflessioni di ordine didattico che ci interessano molto da vicino. Ascoltate. La scuola insegna a imitare. Se non si imita l'insegnante si prende un brutto voto. L'originalità invece è un'incognita, può anche portare alla bocciatura. Tutto il sistema di votazione mette in guardia contro di essa. Elimina tutto il sistema dei voti e dei diplomi e avrai una vera e propria istruzione. Immaginate che idee innovative, insomma, per l'epoca. Immaginate quanti spunti interessanti che potremmo utilizzare per un piccolo segmento nelle nostre lezioni. Robert Pirsig, Lo Zen, l'arte della manutenzione della motocicletta. Bene, non mi resta che salutarvi. Alla prossima e mi raccomando, come sempre, non mancate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social.